me le Ciao presenti? raga, oggi con le tracce di Paneb, Lucio ieri, la prima cosa, ha detto domani è Sì, bel tempo, col cazzo che bel tutto tempo, sole. tutto sole, Tanto la qua ci sta la pioggia. nebbia, E la neve. ha fatto acqua e neve e niente, volevamo andare sul Monte Rapina, però viste le avversità del tempo ci siamo fermati al rifugio Paolo Barrasso. Stiamo con Marco De Kellis, Scurte Capesce, Massimo Di Silvio Luggiolatar, io Luzzur e Lucio Di Sanza, lo Zurro Giro la 2, camera. detto Pane. Allora, quando siamo arrivati siamo partiti innanzitutto da San Nicolao, vicino al campo sportivo. Abbiamo seguito il sentiero B3 che ci ha portato al guado di Sant'Antonio e da lì siamo arrivati nel giro di meno di un'ora al rifugio di Paolo Barrasso. Qui siamo entrati, abbiamo acceso il fuoco, fortunatamente ci Accendi i piedi. stava la legna. Massimo si è portato le scarpe sbagliate, si è dovuto trovare le scarpe, si è dovuto dare i calzettini miei perché si è pure sbuciato. Mi trova l'acqua da tutte le parti. Grande Massimo, un ciceripino. Scurte Capesce, si è portato i scarpe del 1980, gli chiove sotto, gli piedi tutti bagnati, hanno dato pure lui le scarpe. Mentre io e Lucio, chiaramente, con le scarpe tecniche, nessuno ci ha detto niente. Poi vabbè, abbiamo acceso il fuoco, ci siamo riscaldati, Poco. abbiamo mangiato poco, pizza bianca, salame, pecorino, le salsicce le abbiamo fatte alla brace. Beh, non ci possiamo lamentare, un po' di vino, due bottiglie di vino, anzi avevo detto, no, Marco aveva detto portiamo una bottiglia di vino solamente, io ho detto no, portamene due perché uno non basta. Se tu vai a vedere le bottiglie, sono tutte e Le due puoi vuote. mancare. Sono tutte e due vuote. Poi, dopo aver mangiato abbondantemente, Massimo ha avuto l'idea di cacciare le pizzelle fritte con la cremina e che è proprio una botta proprio finale. E alla fine io ho cacciato per digerire tutta questa bontà qua: prugnolo, corniolo, genziana, morino e rosa canina. Vedete, ragazzi, che bellezza! Mo' ce ne stiamo un altro po' qua e poi, in grazia di Dio, ripartiamo verso il Mona. E quando, anzi, prima di arrivare sul muro, vuoi fare una cosa? Com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, con i magazzini, le scale mobili, con i grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città.